Ciao a tutti ragazzi, come detto nel mio video precedente, ho intenzione di fare una serie di video riguardo alla mia lettura più voluminosa da quando ho ripreso da circa un annetto a leggere con maggiore frequenza, ovvero una rubrica dedicata a romanzo storico di Margaret George, Il re e il suo giullare, della casa editrice Thea. In questo periodo scontato al 25%, prezzo di copertina 14 euro, io l'ho pagato 10,50 euro. In un'edizione di ben 940 pagine, vedete, cioè, è molto molto voluminoso. Ho intenzione di fare una rubrica, ora non so in quanti video, penso un altro paio, me lo auguro, dipende molto dal ritmo della mia lettura. Allora, iniziamo a dire che l'autobiografia di Enrico VIII, annotata dal suo buffone di corte Will Somers. Ovviamente è un romanzo storico in cui Will Somers, nelle pagine della prima parte di cui ho letto, dona alla figlia naturale di Enrico VIII le memorie del padre, inframmezzate da sue annotazioni, e nella prima parte, sono arrivato a circa la metà, vediamo il percorso del giovane Enrico da secondogenito a divenire re d'Inghilterra, in un rapporto con il padre in cui in un primo momento lui veniva messo in disparte per poi divenire l'erede al trono. E c'è il suo rapporto con i genitori, il suo rapporto con l'amore e tutti i suoi pensieri da aventuro sovrano. Inoltre vediamo il suo amore viscerale per Caterina d'Aragona, moglie del suo fratello maggiore Arturo, che poi lui sposerà Enrico. Non voglio fare molto spoiler, ma visto che è storia, non penso sia far spoiler. Infatti, questo libro mi sta rendendo conto che tratteggia in modo efficace e riabilita un po' la figura di Enrico. Infatti, noi vediamo il rapporto che lui ha con i genitori, i rapporti che ha con i suoi figli aiutanti, tratteggia e delle figure molto importanti come il cardinale Wolsey, prelati come Cranmer e il rapporto con Cromwell, con Tommaso Moro e appunto con sua moglie Caterina d'Aragona, che poi nel proseguo ci sono altri personaggi fondamentali, sarà almeno fino alla parte che sono arrivato io, sarà prima Maria Bolena e prima ancora un'altra donna che ha un nome francese, non mi ricordo bene come si pronuncia, le amanti, e poi incontrerà e rimarrà folgorato dalla cosiddetta Anna Bolena, la sorella di Maria Bolena, che lui, di cui lui si innamorerà perdutamente, tanto da cercare in tutti i modi di annullare il suo matrimonio con Caterina d'Aragona, cercando di sfruttare qualunque finezza teologica e capito per far annullare quel matrimonio, e che, incaponendosi nel suo intento, lo porterà a distaccarsi gradualmente dalla Chiesa cattolica apostolica romana per fondare la Chiesa anglicana di cui lui si sente capo in Inghilterra, capo della Chiesa in Inghilterra, anche cercando un appoggio ben favorevole nel Parlamento, nella Camera dei Comuni, perché la Chiesa prelevava ingenti ricchezze in Inghilterra, e anche attraverso questa opzione, che per lui è la grande questione del matrimonio, veniva anche da molti sfruttata per
deve tutto togliere la decima alla Chiesa di Roma, quindi la tassa. Inoltre devolvere l'immenso patrimonio della Chiesa cattolica Inghilterra e devolverlo al tesoro privato della Corona. Si parla anche dei rapporti con la Francia, la Spagna e l'imperatore Asburgico, ovviamente con il Papa. Al momento non ho, tranne che per qualche accenno, avuto altre menzioni di altri imperi, un po' qualche sultanato, ma per spezie, non per altro. Per quanto concerne l'Italia, c'è il Papa, la lotta degli Asburgo e di tutte le varie dominazioni che spezzettarono il nostro territorio. Quindi sto trovando una lettura estremamente interessante. Il libro è voluminoso. Come detto, faccio questa rubrica perché è la prima volta che leggo un libro così corposo. L'escamotage dei capitoli. Di parlare in prima persona, ma intramezzato da molte parti da dialoghi. Poi il commento del buffo di corte Will Somers rendono, fidatevi, la lettura agevole. Ora non so se è per cui, perché di fatto è la prima parte del romanzo, non so come si evolverà, però lo sapremo nelle prossime puntate. Quindi ragazzi, al momento questa prima parte, che è il suo giornale di Margaret George, lo promuovo. E ne consiglio veramente la lettura. Ciao.